Una buona giornata, ben ritrovati. Prima edizione del telegiornale di Tele Nord-Est. Partiamo dalla cronaca con una gru che è caduta questa mattina in via Pasta a Padova appoggiandosi sopra un edificio in costruzione. Nessuna persona è rimasta ferita, ma il braccio ha coinvolto anche la proprietà vicina appoggiandosi nello schianto. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco con la prima partenza e il funzionario di guardia. Già eseguita una prima verifica in corso di accertamento, naturalmente le cause all'origine del crollo, indagini da parte dello Spisal e della Polizia Locale di Padova. Ora veniamo all'inchiesta sul cantiere dello stadio Euganeo, l'indagine va avanti, la prossima settimana fissati gli interrogatori dei due imprenditori destinatari di misure cautelari. Anche il sindaco Giordani avrebbe intenzione di farsi sentire. Lunedì 14 novembre, mercoledì 16, sono le date in cui il GIP Elena Lazzarin sentirà in tribunale a Padova il titolare della Tecnoedil e il legale rappresentante di Estel, le aziende impegnate nel cantiere dello stadio Euganeo, destinatari della misura cautelare di divieto di contrattare con enti pubblici nell'inchiesta condotta dalla Procura di Padova e dalla Guardia di Finanza sui lavori. Un'inchiesta che ha scatenato una vera e propria bufera in città. Destinatari di misure cautelari, due funzionari del Comune di Padova, indagati per subappalto illecito, raggiunti da un avviso di garanzia per concussione. Avrebbero fatto pressione per il completamento dei lavori anche il sindaco Sergio Giordani e l'assessore allo sport Diego Bonavina. Il primo cittadino che riferirà in Consiglio Comunale il prossimo 21 novembre avrebbe intenzione di presentarsi davanti ai giudici per fare chiarezza sulla sua posizione. Nel frattempo l'inchiesta va avanti e il cantiere dello stadio, con la nuova curva sud attesa dalla città e dai tifosi, resta sotto sequestro e quindi fermo. Ora allo IOV, dimessa dall'ospedale ma ancora molto provata, la dottoressa accoltellata appunto allo IOV di Padova. Intanto i sindacati tornano a chiedere i presidi di polizia negli ospedali. Si è difesa a mani nude parando i colpi che potevano arrivare anche più in profondità ed essere letali. Ora è stata dimessa dall'ospedale, anche se ancora molto provata, la dottoressa che allo IOV ieri è stata accoltellata da un paziente di 85 anni che aveva appena visitato negli ambulatori dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova. La ferita alla mano è importante, ma la dottoressa sta recuperando. Questa mattina il direttore generale dello IOV l'ha sentita al telefono. La dottoressa, da un punto di vista fisico, delle ferite che ha avuto, sta facendo i trattamenti che le sono stati prescritti. Sicuramente è una persona molto provata da un punto di vista psicologico per l'atto che c'è stato, e si è preoccupata subito ieri, mi raccontano, di come stesse il paziente, un paziente che lei seguiva da tempo. Il direttore generale ha ringraziato gli infermieri che hanno soccorso la dottoressa ferita e si sono presi cura degli altri pazienti e anche dell'aggressore stesso, che è stato fermato e arrestato dalla polizia e ora è ai domiciliari. Noi ovviamente come istituzione abbiamo a cuore i nostri pazienti, anche un paziente che si è comportato così. Questo però non fa passare in secondo piano il fatto che assolutamente nessun gesto violento verso nessuno, ma verso i sanitari in particolare, che lavorano per dare una risposta al bisogno di salute dell'utenza, può essere giustificato. Negli ultimi mesi le aggressioni ai sanitari sono aumentate nelle strutture pubbliche, lo denunciano i sindacati che tornano a chiedere presidi di polizia negli ospedali. Chiediamo a gran voce che vengano intensificati i presidi delle forze dell'ordine all'interno degli ospedali. La UIL FPL esprime solidarietà a tutti i lavoratori che continuano a subire violenze fisiche e verbali. Bisogna mettere dei presidi delle forze dell'ordine stabili all'interno dei presidi ospedalieri e agire sulla videosorveglianza. Ecco, da questo punto di vista è necessario incrementarla e appunto poi creare anche quelle condizioni di accesso alle strutture, perché i cittadini devono, quando accedono, devono essere consapevoli che da noi viene garantita la salute. Via libera alle trivellazioni, l'ok è contenuto nel decreto aiuti quater del governo presentato in queste ultime ore. Il gas prodotto servirà alle nostre imprese come le vetrerie di Murano, ha detto il ministro Urso a Roma, ma Zaia da Venezia ribadisce la linea, imbarazzo e tensioni nel centrodestra. L'anticipo del gas, che consentirà di fronteggiare a prezzo calmierato l'emergenza energetica nel nostro paese,
e diretto ai settori, in modo specifico, del vetro, alle vetrerie di Murano, per esempio, e diretto al settore della ceramica, altra eccellenza del Made in Italy, e quindi a Sassuolo, ma anche, lo dico, al Veneto, e diretto al settore della carta, una terza eccellenza del Made in Italy che ci contraddistingue ovunque nel mondo, e quindi a Fabriano piuttosto che a Verona. I primi riferimenti sono a tre produzioni d'eccellenza venete e forse non è un caso. È metà mattina quando il neo ministro alle imprese, il padovano Urso, motiva così da Palazzo Chigi, con accanto la premier Meloni, il via libera del governo al decreto aiuti quater nella parte in cui si dà l'ok a nuove estrazioni in mare tra le 9 e le 12 miglia. In Veneto questo significa solo una cosa: trivelle in alto Adriatico. Un'ora dopo a Venezia il presidente Zaia tiene il punto, confermando nei fatti il suo no. Io penso che sia ragionevole che un governo che si ritrova a gestire una crisi energetica come questa le debba provare tutte. Dopodiché ci saranno dei luoghi nei quali puoi perforare, in altri in cui puoi perforare di più, in altri dove non puoi perforare. Questo lo dirà la tecnica, lo diranno gli esperti. Il governo fa il suo lavoro e lo fa bene. Noi siamo qui, nel mio caso, anche a mantenere una posizione di coerenza. La coerenza è tutto nella vita. Parole pronunciate a margine di una conferenza stampa a Palazzo Balbi con il ministro della cultura Sangiuliano, che si vota al massimo equilibrismo. Io ho votato le misure in Consiglio dei Ministri, quindi sono d'accordo con le misure che sono state votate. Mi sembra abbastanza chiaro. Però io non mi iscriverei al partito del tutto bianco e del tutto nero. Nel senso che secondo me le due esigenze si possono contemperare, possono essere armonizzate assolutamente. Sangiuliano, che proprio da Zaia riceve come dono una bandiera del Veneto, tutt'altro che un messaggio in bottiglia per l'autonomia. Molto più diretto la sera prima il ministro Calderoli, che sulle trivelle non ha dubbi. Divido completamente quello che ha detto il governatore Zaia. Mentre nelle prossime ore è previsto un incontro Zaia-Urso, tra le contraddizioni ormai evidenti del centrodestra si insinua l'opposizione. Il presidente Zaia, che si è espresso contro questa norma, non è riuscito a ottenere da questo governo nemmeno una pausa riflessiva per guardare davvero a quelle che potrebbero essere le conseguenze. Mi sembra per il governo un esordio, come immaginavo, molto più difficile di quanto in molti prevedevano. E anche il tema delle trivellazioni, dunque, nell'Alto Adriatico, al centro del confronto del Partito Democratico, che in questo momento ha in corso un convegno a Padova sulle conseguenze economiche e sociali della guerra in Ucraina. In collegamento vedo già la nostra Chiara Gaiani, che è sul posto con Francesco Ratai, e accanto a lei proprio Andrea Martella. Buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo con Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto, che ringraziamo. Il convegno, come dicevi tu da studio, si è proprio concluso in questi minuti. Resta però grande la preoccupazione su questo tema del possibile riavvio delle trivellazioni in Alto Adriatico. Tutto il Veneto, in tutto il Veneto è un coro di no, segretario. Sì, su questo tema delle trivellazioni bisogna essere molto chiari. Il governo ha assunto una posizione sbagliata che rischia di portare avanti a testa bassa senza tener conto del parere degli esperti, degli amministratori, di tutto il territorio del Polesine, che dice: attenzione, i rischi ambientali rischiano di essere irreversibili. La subsidenza è un fenomeno concreto, le trivellazioni non farebbero che accentuarla. E il governo poi anche su questo ancora una volta diviso. Ci sono posizioni diverse tra i partiti, tra esponenti dello stesso partito. Lo stesso Zaia mi pare sia stato isolato, come sempre non considerato. Mi auguro che questa volta faccia sentire la propria voce senza dover poi inchinarsi al volere di Salvini o di qualche altro. Il PD farà la propria parte, perché questo tema è fondamentale. Non si può contrapporre un presunto aumento dell'energia ad una dei danni ambientali che sarebbero elevatissimi. Insomma, è un'occasione per il Veneto per fare davvero sistema, per fare davvero squadra. Ma noi cerchiamo sempre di agire con il punto di vista del Veneto a favore dei cittadini, del territorio, delle nostre imprese, di farlo cercando di sostenere quelle battaglie che riteniamo importanti. E in questo senso si è elevato da tutto il mondo
Veneto e i vari settori che le rappresentano un grido d'allarme, noi lo interpretiamo, ma del resto la nostra posizione su questo tema è ben noto. Vorrei mettere in evidenza un altro tema, che si rischia un passo indietro sul fronte dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e ad alternative. Il rischio che ci si occupi solo del fossile, il rischio che si faccia un passo indietro e non si vada sulla strada della transizione ecologica, della produzione di energia da fonti rinnovabili, che è quella più sicura, più produttiva per il futuro e ambientalmente necessaria. Ecco, nel frattempo questa mattina un confronto all'interno del Partito Democratico sulle conseguenze drammatiche, economiche, che stiamo toccando con mano, ma anche sociali, della guerra in Ucraina. Serve essere un'Europa di Stati, un'Europa forte, avete ribadito oggi. Sì, questa mattina con Alessandro Moretti, Piero Fassino e tanti altri partecipanti abbiamo parlato della collocazione che anche la nostra regione deve avere in Europa e che il nostro paese deve continuare ad avere per difendere i principi delle democrazie liberali. Abbiamo detto ancora una volta un no chiaro all'aggressione della Russia in Ucraina, abbiamo difeso le ragioni dell'Ucraina e ragionato su come è possibile ad arrivare ad una pace giusta che prevede il riconoscimento del diritto internazionale e che possa essere un traguardo a cui l'Europa lavora seriamente. Ecco Lina, non so se ci sono altre domande da studio, se no da Padova ringraziamo Andrea Martella e restituiamo la linea. Grazie a Chiara Gaiani, al suo ospite Andrea Martella e all'altro collega presente Francesco Rattai. Noi proseguiamo con un altro tema caldo di queste ore, l'accoglienza dei migranti, perché a Padova la prefettura è alla ricerca di circa 200 posti. Il problema più grave resta la rete SAI per chi ha ottenuto lo status di rifugiato, ma qui arriva proprio da Padova un appello al governo. Confermiamo la nostra disponibilità a totale supporto del lavoro prezioso che la prefettura sta svolgendo in queste ore. Naturalmente la ricerca di posti in questo periodo si fa particolarmente difficile per due motivi. La prima, che è sotto gli occhi di tutti, è la crisi abitativa che tante città nel nostro paese stanno attraversando. La seconda è anche l'aumento dei prezzi. Il sistema dell'accoglienza a Padova e provincia per ora regge, ma la prefettura è al lavoro per reperire al più presto altri 200 posti. Del resto, spiega Margherita Colonnello, assessora sociale del Comune di Padova, il problema non è tanto la prima quanto la seconda accoglienza. La prefettura ha un arco che si estende su tutta la provincia e attualmente i posti a disposizione sono 1.400. Il problema è che nella seconda accoglienza, quindi la seconda fase dopo che le persone hanno ottenuto un permesso, ha un numero di posti infinitamente inferiore. Questi posti si chiamano posti SAI. Ecco allora che la richiesta rivolta al governo è quella di aumentare i posti SAI e un invito rivolto a tutti gli enti locali, quindi non solo al Comune di Padova ma a tutti i comuni della provincia, è quello di attivare i posti in SAI. Una situazione che preoccupa Palazzo Moroni, che guarda con grandi timori alle posizioni del nuovo governo. Come si è comportato il Ministro degli Interni, ma anche la Primo Ministro, ci dimostra che non c'è la volontà di questo governo a tenere in piedi un preziosissimo dialogo con l'Europa, senza il quale credo non si riesce a risolvere veramente la questione della migrazione verso il nostro continente. E ora il drammatico episodio di cronaca che arriva da Pionca di Vigonza, dove un uomo di 36 anni è morto dopo essere scivolato dal poggiolo di casa. Una tragica fatalità. È morto così a soli 36 anni Morgan De Gaspari. Il giovane viveva con la famiglia in via San Leopoldo a Pionca di Vigonza. Giovedì sera stava forse fumando una sigaretta appoggiato al poggiolo della sua stanza quando è scivolato. Un volo di 10 metri che gli è risultato fatale. Ad accorgersi della tragedia è stato il padre del giovane, che lo aveva cercato perché era pronta la cena. Vanno alla corsa dell'ambulanza dal vicino ospedale di Campo San Piero. Arrivati sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In via San Leopoldo anche i carabinieri, che hanno escluso ogni coinvolgimento di terzi. Molto conosciuta nella frazione di Vigonza la famiglia De Gaspari. I funerali si terranno martedì prossimo.
3 auto e 9 treni di pneumatici da neve, maxi furto in una concessionaria di automobili di Cittadella. Una spaccata che ha fruttato oltre 100.000 euro i malviventi entrati in azione, quella avvenuta a Cittadella, ai danni di una concessionaria di Via delle Pezze. I ladri, dopo aver forzato il cancello dell'officina, sono entrati all'interno, usando come ariete per sfondare due vetrine e due auto ferme in riparazione. Da qui la banda è fuggita con le due auto, una terza vettura nuova e 9 treni di pneumatici da neve. L'allarme, regolarmente entrato in funzione, non ha frenato i malviventi, fondamentali per le indagini dei carabinieri, le immagini che sono state registrate dalle videocamere di sorveglianza. Secondo gli investigatori, in azione sarebbe entrata una banda di professionisti. Espulso da Padova il ladro del centro storico, ma nuovo colpo in città. Secondo il negoziante derubato, ad agire è una banda organizzata. Trovato dalla polizia questa mattina in Piazzetta Gasparotto, è stato espulso il 43enne algerino, riconosciuto da alcuni commercianti del centro di Padova come l'autore di numerosi furti commessi nei negozi di via Santa Lucia e delle piazze. L'uomo, senza fissa dimora, aveva dei precedenti ed era irregolare. Tuttavia non si fermano i furti nei negozi del centro storico di Padova. Massimiliano Pellizzari, presidente di ACC, Associazione dei Commercianti del Centro, e titolare di un'ottica, ha denunciato di essere stato a sua volta derubato con la stessa tecnica da una giovane entrata ieri sera nel suo negozio. Ha iniziato a provarsi gli occhiali, l'ho invitata ad attendere il suo turno, ma non mi ha ascoltato. Con lo zainetto poi ha anche colpito in maniera maldestra le persone, gli avventori, i clienti che c'erano dentro. A un certo punto, uscendo, ha preso proprio, si può anche vedere, dall'espositore vicino alla porta un occhiale da sole, un Dolce & Gabbana del valore di 320 euro. Secondo Pellizzari, ad agire è una banda. Colui che ha messo in atto i furti in queste settimane non è da solo, è in buona compagnia, quindi non è l'unico, ma molto probabilmente è una banda organizzata e soprattutto sa muoversi, perché insomma si tratta sicuramente di professionisti e non di chi entra al supermercato per rubare due caramelle. Due incidenti nelle ultime ore sulle strade dell'Alta Padovana sono accaduti a Villa del Conte e a San Giorgio in Bosco. Nottata di incidenti nell'Alta Padovana. Il primo è avvenuto alle 22 di venerdì lungo la strada provinciale 58 nel comune di Villa del Conte. Ha fatto tutto da solo il conducente di un'auto che si è rovesciata sulla strada. Solo tanta paura per il guidatore, rimasto illeso. Sul posto i vigili del fuoco di Cittadella, che sono stati impegnati anche all'alba di sabato alle 5.30 lungo la strada provinciale 47 Valsugana a San Giorgio in Bosco. Anche qui l'auto si è rovesciata e anche qui nessuna ferita per il conducente. Sul posto arrivati i sanitari del SUM 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Voltiamo pagina, parliamo dello spostamento dopo il restauro della statua del Gattamelata di Piazza del Santo a Padova. Interviene il presidente del Veneto Zaia: a tutti noi piace vedere gli originali, non le copie, dice. La statua del Gattamelata, la delegazione pontificia sta pensando di effettuare uno studio sul suo stato di salute per eventualmente realizzare una riproduzione e custodire la statua in un museo e utilizzare poi la riproduzione. Vittorio Sgarbi dice però che non va bene, insomma dice che va lasciata lì. Lei cosa ne pensa? Ma se lo dice Sgarbi, Sgarbi è un esperto. A tutti noi piacerebbe vedere l'originale e non la copia. Io tifo perché si riesca a mettere in protezione la statua, a restaurarla se qualora ne avesse bisogno, ma direi che sarebbe bello pensare che quando tu vai in un museo, ad esempio, vedi le opere originali o non dei falsi, perché comunque qualcuno vuole mettere in sicurezza l'opera originale. Quando lo si può fare, lo si deve fare. L'originale deve essere alla portata di tutti i cittadini. E parliamo di un altro simbolo, di Montegrotto, il monumento di vetro davanti al municipio che il comune ha deciso di smontare e per il momento conservare in un magazzino. È una questione di sicurezza e incolumità dei cittadini, ha spiegato il sindaco Riccardo Mortandello.
È anzitutto un problema legato alla sicurezza pubblica, quello che ci spinge a fare questa operazione con gli alberi di vetro di Piazza Roma a Montegrotto Terme. Sarà spostato questo assembramento di opere in vetro realizzato nei primi anni del 2000 dal maestro Umberto Del Negro. Da Abano Terme quest'opera così caratteristica era stata spostata a Montegrotto, ma fuori all'aperto non può più stare. Non c'è giorno che passi in cui i vetri che compongono quest'opera cadano, causando un rischio concreto per la sicurezza pubblica. Di conseguenza è da anni che stiamo discutendo su cosa fare, abbiamo fatto dei rilievi, abbiamo fatto degli studi, delle analisi che hanno dimostrato che i materiali utilizzati per quest'opera non sono materiali che possono stare all'esterno, cioè sottoposti ad agenti atmosferici, a vento, a pioggia, a sole, a gelo. Questo causa appunto le rotture dei vetri. La decisione presa, il comune sposterà l'opera dopo aver realizzato una mappatura, ma il destino dei pezzi è questo. Toglierli, depositarli in magazzino, in contenitori che li tutelino e un indomani sistemarli, magari con l'aiuto di qualche sponsor, e posizionarli in un luogo che sia al riparo dagli agenti atmosferici. È stato un lungo percorso, frutto anche di speculazioni politiche assurde, perché quando manca la sicurezza manca il buonsenso e chi appunto ha fatto delle battaglie inutili per preservarli e mantenerli lì non capisce che non è possibile. Abbiamo fatto delle interlocuzioni con la sovrintendenza, questa opera è stata installata in un luogo vincolato tra le altre cose senza richiederne l'autorizzazione, quindi abbiamo dato delle garanzie che non vogliamo assolutamente distruggere l'opera ma che vogliamo rigenerarla e tutelare la sicurezza dei cittadini che passano in Piazza Roma, bambini, adulti, turisti, anziani. Ora invece con il generale Giancarlo Iannicelli, il nostro meteorologo, andiamo a vedere le previsioni del tempo per questo fine settimana. La situazione attuale è caratterizzata dalla presenza di un anticiclone robusto, molto forte, e questo è evidente dalla carta del tempo. Quindi per adesso il grosso dei sistemi perturbati rimane a latitudini molto a nord. La situazione però è in evoluzione, in quanto già da martedì in giornata, mercoledì, ecco, l'anticiclone dovrebbe cedere e lasciar passare dei sistemi perturbati, quindi avremo un peggioramento. Più in dettaglio comunque su Padova e sul Padovano, per domani, ecco, la mattina, nonostante la situazione di stabilità, avremo un cielo invisibile e per foschia ma anche per nubi stratificate che non sono significative. Poi gradualmente insomma il cielo si libererà e quindi vedremo il sole. Per domenica la situazione è migliore, quindi dovrebbe esserci il sereno, il poco nuvoloso per tutta la giornata. Dicevamo lunedì ancora bello, martedì un peggioramento graduale e in serata dovrebbero cominciare delle precipitazioni che sono peraltro ben accette, precipitazioni che dovrebbero esserci anche in parte mercoledì, poi nuovo intervallo. È un peggioramento per fine settimana, quindi una situazione anche complessa, ma ci sta con il periodo. I venti per i prossimi due giorni saranno deboli o qualche rinforzo dai quadranti settentrionali, e le temperature le minime dai 5 ai 7 gradi, le massime dai 15 ai 16 ai 17 gradi. L'alto adriatico per ora è mosso anche se tende a calmarsi. È tutto. Ed è tutto anche per noi per questa prima edizione, grazie per averci seguito, da Padova appunto è tutto, una buona giornata, arrivederci.